A Copenaghen il tetto dell'antica borsa valori, risalente al XVII secolo, un tempo centro finanziario della Danimarca, è stato devastato dalle fiamme. L'edificio, che si trova accanto al Palazzo del Parlamento, è una popolare attrazione turistica. La sua caratteristica guglia, a forma di coda di quattro draghi attorcigliati insieme, era alta 56 metri. Enormi nuvole di fumo si sono levate sul centro di Copenaghen e si sono viste persone precipitarsi all'interno dell'edificio per salvare i quadri. I media danesi hanno riferito che un edificio annesso al Parlamento è stato evacuato. Il ministro della cultura danese, Engel Schmidt, ha dichiarato che è stato commovente vedere come i passanti abbiano aiutato i servizi di emergenza a salvare tesori d'arte e immagini iconiche dall'edificio in fiamme. Non ci sono vittime.